Un progetto di legge che in questi giorni fa discutere è quello della Lega, che vuole alzare il tetto dei contanti dai 2.000 euro ai 10.000 euro, poi adesso probabilmente si parla anche di 5. Lei che cosa ne pensa? È un discorso un po' complesso, bisognerebbe conoscere in dettaglio le varie situazioni, nel senso che sicuramente ci sarà una cifra che è di equilibrio e che dà la possibilità a chi utilizza il contante di poter operare con tranquillità e dall'altra parte di essere una buona trincea di difesa contro l'evasione fiscale o quant'altro. Non lo so, io penso che forse la cifra potrebbe essere 5.000 euro, ecco, diciamo intermedia tra le varie proposte, tra nazioni che non hanno nessun limite e nazioni che hanno un limite anche inferiore ai 2.000 euro. Ma secondo lei potrebbe riaumentare l'evasione fiscale? Ma sai, sull'evasione fiscale in realtà poi nessuno la vuol combattere, realmente. Con la moneta elettronica e la scomparsa del denaro, allora in qualche modo certe sacche potrebbero essere eliminate. Dopo la grandissima evasione lasciamo perdere, anche perché più di evasione lì si tratta di elusione, no? Leggine che consentono di non dichiarare. Allora tu non puoi agire solo sull'evasione pura, ma devi agire anche sull'elusione. L'elusione, cioè tutti quei comportamenti legittimi che ti consentono in qualche modo di ridurre l'imponibile. Lei che cosa ne pensa? Ma io direi di essere contrario, 3-4 mila euro ci sta, ma 10 mila adesso non so, dice che lo fanno per gli operai, adesso mi sembra strano che un operaio vada via con la, ma neanche col portafoglio, con una valigetta, perché 10 mila euro in contanti. Ma secondo lei invece l'evasione fiscale potrebbe aumentare in questa maniera, aumentando quindi il limite dei contanti? Di politica. E vuole evitare, hanno messo il limite dei contanti a 2.000 euro, ma l'evasione fiscale c'è uguale, quindi sicuramente non è questo il problema, secondo me. Quindi. Per quanto io ne pensi, non sia molto comodo girare con 5 o 10 mila euro in tasca, in contanti, però ognuno dei propri soldi ne può fare quello che crede. Penso, se uno gli piace, gli gusta portarselo, tenerli in casa, li tenga. Per quanto riguarda l'evasione, sa, l'evasione non avviene con queste piccole somme, che siano 5, viene alla fonte dove si producono le cose. Artigiani e commercianti hanno gli studi di settore, che i soldi li guadagnino o non li guadagnino, un tot di tasse li devono pagare. Quindi non è quello che incentiva l'evasione, sono altre cose. Lei innalzerebbe il limite del contante, sì o no? Ma io lo innalzerei fino a eliminarlo completamente. Mai? Perché secondo me, cioè, spostarlo di qualche migliaia di euro cambia poco. Io sono convinto che, come in altri paesi in Europa, bisognerebbe toglierlo definitivamente il limite. Un vantaggio per tutti, secondo lei? Secondo me sì, ne gioverebbero i commercianti, i privati e muoverebbe un po' l'economia.